Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video macabro perché stavo navigando in rete e ho scoperto una cosa che mi ha veramente colpito, quindi ho pensato di fare subito il video per raccontarvela. Ho scoperto che in Messico, nella città di Chihuahua, in un negozio di abiti da sposa è esposto in vetrina dal 1930 lo stesso manichino con lo stesso abito nuziale. È una cosa abbastanza insolita che un negozio di abiti nuziali tenga esposto lo stesso manichino con lo stesso abito per quasi 90 anni. E già questo sarebbe un po' strano, ma la cosa particolare è un'altra. Questo manichino sembra essere molto molto realistico, tanto è vero che molte persone sono convinte che non si tratti di un manichino, ma di una persona vera. La sua pelle è assolutamente realistica, i capelli sono veri, gli occhi sono di vetro e ha delle sembianze decisamente umane. Molte persone, quando lo guardano, rimangono letteralmente ipnotizzate. Questo manichino ha un soprannome, si chiama La Pasqualita e attira veramente persone da tutte le parti del Messico perché ha una storia molto molto misteriosa. Come vi dicevo, le sue sembianze sono umane praticamente perché sembra una persona in carne ed ossa. E quello che si pensa è che in realtà non si tratti di un manichino, ma di un cadavere imbalsamato. Per la precisione, la figlia della prima proprietaria del negozio. La Pasqualita fu esposta per la prima volta in negozio il 25 marzo del 1930 e da allora tutte le persone che la guardano rimangono veramente colpite, veramente affascinate da questo manichino che ha sembianze umane. La somiglianza con la proprietaria del negozio è stata notata da subito e questo ha portato alla convinzione che si trattasse appunto della figlia di questa prima proprietaria, che è stata fatta appunto imbalsamare dalla madre che ne ha conservato il corpo. La cosa particolare è che questa ragazza è morta poco tempo prima dell'esposizione del manichino in circostanze assai spiacevoli, perché è morta con l'abito nuziale indosso, perché il giorno del suo matrimonio è stata morsa da una vedova nera e in seguito a questo appunto è morta. Ma il mistero non finisce qui, perché da quando questo manichino è esposto in negozio ci sono numerose testimonianze che affermano di vedere delle cose strane. Ci sono persone che dicono che nel momento in cui entrano in negozio il manichino sposta gli occhi e le segue con lo sguardo. I dipendenti del negozio dicono che durante la notte il manichino cambia posizione. Quando si avvicinano appunto al manichino per togliere la polvere, per aggiustare la vetrina, insomma, si avvicinano, ne rimangono molto molto colpiti e addirittura sembra che abbia le vene visibili sulle gambe. Quindi in realtà i dipendenti sono anche un po' spaventati dalla presenza di questo manichino in negozio. Inoltre sembra che nelle vicinanze si verifichino spesso incidenti misteriosi, avvenimenti strani e particolari e tutto ovviamente viene collegato alla presenza di questo manichino. Ovviamente non ci sono prove, nessuno ha mai verificato se effettivamente si tratti di un manichino o di un cadavere imbalsamato, quindi sono delle leggende, sono delle credenze, ma che comunque stimolano e alimentano la fantasia degli abitanti del Messico e di tutte le persone che comunque vanno a vedere questo manichino. Inoltre, al di là del fatto che non è stato verificato e non è stato provato, ci si chiede anche se sarebbe davvero possibile conservare un corpo imbalsamato in queste condizioni così perfette all'interno della vetrina di un negozio per più di 90 anni. Quindi, insomma, ci sono un po' di dubbi, un po' di misteri, però è una storia che comunque è particolare, mi ha veramente colpita e ho voluto raccontarvela immediatamente. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia. Io, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi mando un bacio enorme e vi aspetto alla prossima.